completamente rinnovato, dedicato ai collezionisti dell'artigianato artistico e della cultura del bello. Si tratta della Festa della Pipa, giunta alla sua 23esima edizione, svoltasi nel fine settimana a Cagli, grazie all'idea di un artigiano del luogo, in arte Don Carlos. Protagonisti della manifestazione i maestri pipai, in grado di creare oggetti unici, di fronte ai quali non si può non rimanere affascinati e incuriositi per la ricercatezza dei dettagli e la tradizionale capacità di lavorazione della radica e della terracotta. Organizzatore della Kermesse, il Pipa Club Italia, insieme all'amministrazione comunale, la Regione Marche e la Confartigianato, che ha fatto rivivere momenti di benessere e condivisione per un vero e proprio stile di vita. Domenica mattina la giornata clou, con 50 persone che hanno dato il via alla gara di fumo lento. Alle 11 le pipe si accenderanno, avremo esattamente 5 minuti per caricare, un minuto per accendere con soli due fiammiferi e vince chi tiene la pipa accesa più a lungo possibile. Il Guinness del primato da superare quest'anno qual è? È sempre quello di ogni anno, imbattuto, 3 ore 33 minuti. Abbiamo presente anche Gianfranco Ruscalla, è il nostro italianissimo campione del mondo, ma soprattutto record internazionale di lento fumo presente, che greggerà. Dislocati lungo il centro storico, stand con possibilità di degustazioni, produttori di pipe, slow food e musica, per soddisfare tutti i gusti. Una grande opportunità per dare visibilità alle imprese e incrementare l'attività turistica, che ha fatto trascorrere un fine settimana immerso tra storia, arte e natura. Un bilancio che ci fa ben sperare di aver intrapreso la strada giusta. Abbiamo riportato la festa in piazza, abbiamo riportato fuori nelle vie del centro storico, tanti personaggi, tante persone, tanti volti nuovi, quindi vuol dire gente da fuori, gente che conosce Cagli, il nostro territorio, qualcuno per la prima volta, insomma, quindi una buona partenza al di là di ogni più rosea aspettativa, e quindi ci dà forza per continuare su questo nuovo abito che abbiamo dato alla festa, la 23esima edizione della Festa della Pipa di Cagli.